Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come Grecia Colmenares nel mirino dei coinquilini, è caos nella casa del Grande Fratello, cosa è successo a tavola? Manca sempre meno alla chiusura di questa, lunghissima, edizione del Grande Fratello e i concorrenti sentono già il profumo di finale. Al momento, ad aver conquistato un posto per l'ultima, attesa, puntata del reality show è stata la sola Beatrice Luzzi, da mesi preferita dal pubblico da casa con percentuali notevoli. Una concorrente che, sin dalla prima puntata, non si è mai risparmiata, esprimendo in modo diretto e preciso le sue opinioni, anche quando potevano sembrare scomode. Nel corso dell'ultima puntata dello show, Beatrice ha detto la sua sulla sua ormai ex amica Grecia Colmenares. L'amicizia che ha legato le due attrici all'inizio del percorso è ormai solo un ricordo, Grecia e Beatrice sono cane e gatto e, con la sua solita schiettezza, la Luzzi ha ammesso di non sopportare più la star delle telenovelas. Che, nei giorni scorsi, si è resa protagonista di un episodio che non è piaciuto affatto alla prima finalista. Ma non solo, anche altri concorrenti hanno criticato l'atteggiamento di Grecia. Ecco cosa è successo a tavola nel bel mezzo di un pranzo. Grande Fratello, Grecia Colmenares fa arrabbiare i coinquilini, scoppia la lite a tavola. Tra le protagoniste assolute dell'attuale edizione del Grande Fratello c'è senza dubbio lei, Grecia Colmenares. Allegra, sorridente e sempre positiva. L'attrice venezuelana è un vulcano di energia in casa, ma non sempre i suoi comportamenti vengono compresi dal resto degli inquilini. In particolare, quanto successo a tavola nei giorni scorsi, ha creato un bel po' caos tra i concorrenti. Tutto è nato quando Grecia, arrivata in ritardo a tavola, si è rifiutata di sedersi accanto a Simona Tagli e Alessio Falsone, pretendendo di avere il suo consueto posto accanto a Giuseppe, in quel momento occupato da Paolo. No, il mio posto è qua, non voglio cambiare posto, ha tuonato Grecia, non volendo sentire ragioni. Arriva sempre in ritardo, dopo che noi abbiamo cucinato e apparecchiato. Si fa fare sempre il piatto da qualcun altro perché sta in vasca 12 ore, arriva in ritardo e vuole il suo posto. È la versione di Beatrice Luzzi, raccontata in diretta ad Alfonso Signorini. LL comportamento avuto da Grecia durante il pranzo, però, ha fatto storcere il naso anche ad altri concorrenti, tra cui Alessio, che, come riporta Bixi. It, ha definito l'atteggiamento della Colmenares infantile, è una questione di rispetto, siamo in 15 e bisogna usare il cervello ed essere elastici. Anche Perla Vatiero ha espresso la sua perplessità in merito alla vicenda, non capisco perché fa così, non si smuove.